Questo significa che per i lettori questi libri non sono secondari, sono primari, sono molto importanti. E perché questo? Perché spiegano, perché raccontano, non c'è il perché, la motivazione di un certo tipo di eventi che altrimenti non si spiegano. Noi siamo pieni di eventi di cronaca che ci colpiscono molto, appassionano la gente, le trasmissioni televisive che hanno al centro un delitto e la spiegazione di un delitto, la ricerca delle motivazioni di un delitto appassionano il pubblico molto più di ogni altra trasmissione. Questo perché noi riconosciamo dei sentimenti che purtroppo sono nostri. Nel libro della Genesi, a pagina 2, già c'era stato un omicidio. Erano 4 sulla faccia della terra e già uno aveva ucciso un altro. L'omicidio fa parte della natura umana. È anche un modo di spiegare la scala dei valori. È anche un modo corrotto, un modo deviato, un modo sbagliato di interpretare quello che noi vediamo della realtà che ci circonda. Se io vado a mangiare al McDonald's e seduto a fianco a me c'è una coppia di sessantenni che si sorridono e si accarezzano e poi puliscono il tavolo benissimo, quelli possono essere Olindo e Rosa che andarono a mangiare al McDonald's dopo aver sterminato una famiglia intera. Sabato sera alle 1:30 di mattina tu ti aspetti qualcuno che o sia andato da qualche parte o ci debba andare. Quindi questa invece era proprio di messa, non aveva nessun tipo di... E questa cosa mi ha colpito. Io sono entrato in casa, mi sono posto lo scooter, ho preso la spazzatura, sono uscito e la macchina non c'era più, era andata via. C'era il segno bianco perché evidentemente la macchina era posteggiata parecchio, pioveva. E allora io sono tornato a casa, ma era una persona che avevo visto, facendomi tutta una serie di domande vaghe, no? Chi può essere questa? Perché all'1:30 di... perché non si tinge i capelli? Perché non si trucca? Chi ci va all'1:30 in mezzo alla strada? Ma sono andato a dormire e la mattina quando mi sono svegliato avevo tutte le risposte, tutte. Cioè sapevo il nome, il cognome, sapevo da quanto tempo stava lì e perché, sapevo gli ultimi 30 anni della sua vita come erano stati e che cosa aveva fatto, sapevo perché non si tingeva i capelli, sapevo perché non era toccato, sapevo proprio tutto. E allora ho chiamato l'editore Rizzoli, il beneficio di essere uno che vende più di 10 copie, che tu puoi chiamare l'editore la domenica e ti risponde. Cioè, normalmente non si fanno trovare nemmeno nei giorni d'ufficio. Invece io li posso chiamare di notte, li posso chiamare appena vedono il nome sul display. Pronto, come stai? Fanno anche finta di essere svegli quando capi. Come stai? Dimmi. E a volte perfidamente mi viene qualcosa da dirgli nell'orario d'ufficio, aspetto apposta le 11 di sera, perché se lo meritano. E allora io chiamai e dissi: ragazzi, io ho una storia e la devo per forza scrivere. E loro dissero: va bene, scrivila. E devo dire, ho fatto bene, perché Sara ha superato le 70.000 copie in un momento in cui veramente è molto difficile vendere libri, come sappiamo bene, ed è tuttora la settima in classifica dopo tre mesi quasi dall'uscita. Praticamente Sara, quando ha incontrato Massimiliano, a un certo punto ha pensato questa cosa, come se avesse avuto scelta, come se incontrare quegli occhi, sedersi davanti a lui, sentire un frammento della sua voce non fosse stato l'ingresso immediato nel vero universo, denso di colori, sapori, odori e l'inimitabile cancellazione del passato, la riduzione della vita precedente a mero intervallo, a semplice premessa, a stucchevole ma necessaria attesa di un'esistenza vera e compiuta. E questo lo dice nei confronti di Massimiliano, che comunque, nonostante sia morto, è comunque molto presente, perché ci sono delle parti in corsivo in cui parla lui, in cui parla lei, ed è vivo ed è presente, quindi noi lo conosciamo, noi lo viviamo Massimiliano. Questa donna manda a chiamare Sara e dice: tu eri la più brava di noi, il nostro lavoro è cambiato, noi facevamo le intercettazioni ambientali,
le intercettazioni telefoniche. Adesso quasi tutto il nostro lavoro è basato sui social network, per cui noi indaghiamo nella vita della gente che è indagata per certi motivi, scandagliando i loro profili e la loro vita telematica. Con questa modalità noi incontriamo un sacco di delitti terribili che non possiamo denunciare, perché se io sto indagando su di te per le tue connessioni finanziarie e scopro che sei pedofilo, io non posso accusarti di pedofilia, perché se lo faccio innanzitutto esco allo scoperto, quindi mi dichiaro, poi dichiaro anche che ti sto controllando, e questo denota un certo tipo, perdo il grosso dell'indagine, per cui io devo ignorare questi delitti, cioè per continuare a seguire la mia indagine devo ignorare questi delitti. Noi non ce la facciamo più a vedere pedofili, situazioni di riduzione schiavitù, stalking estremo, gente sfigurata con l'acido, eccetera eccetera, non ce la facciamo più ad assistere a queste cose senza fare niente. Quindi a noi serve qualcuno che si occupi di questi delitti, e siccome tu sei quella che di noi era la più brava e non fai parte più dell'organizzazione, sei la persona perfetta, anche perché non hai niente da perdere.